per la gente. Sì. C'è stato chi ha lanciato questa idea, sì, che praticamente il suolo, l'area Maddalena, sia sotto l'interesse di una società costruttrice, che praticamente vorrebbero fare uno scambio fra Palazzo della Salute con la Maddalena, per poi farci non sappiamo cosa all'interno della Maddalena. È una cosa che puoi smentire. Ma la smentiscono i fatti, nel senso che noi abbiamo da un anno e mezzo posto in essere una serie di attività che sono esattamente il contrario di questa notizia messa in circolazione non so da chi. Se noi in qualche modo abbiamo interagito con le università, proprio ieri o l'altro ieri abbiamo avuto anche la conferma dell'impegno e dell'interessamento da parte dell'Adisum, con la quale noi stiamo discutendo già da mesi, per vicende che riguardano il nostro rapporto con loro rispetto agli immobili che hanno avuto incomodato d'uso. E da parecchio si sta discutendo e riflettendo su come potrebbero i servizi agli studenti essere garantiti per davvero. Abbiamo in qualche modo convenuto che i moduli di 20 posti letto, così come spazio consente nella struttura concessa dal comune incomodato d'uso gratuito, incomodato d'uso, ma non so se è gratuito questo. Parliamo di quale struttura? Del carcere mandamentale. Ah, è un modulo è diseconomico, assolutamente non praticabile con l'organizzazione ad oggi dell'ASL. E quindi l'ipotesi di fare la concentrazione di alcune attività in un unico posto, evitando di spendere risorse sugli immobili dell'ENA, procurando diciamo sprechi probabilmente, perché come abbiamo verificato e contestato tra l'altro, il carcere mandamentale è stato concesso, riqualificato e mai aperto. Adesso c'è un ulteriore intervento dopo i 3 anni o 4 anni di non utilizzo, e quindi andiamo a spendere ulteriori soldi nella convinzione mia personale, ma anche condivisa dai tecnici, che quell'immobile non sarà mai utilizzato per posti letto da creare per gli studenti delle università. Ma la DISU sta realizzando pure quell'immobile nella ex ancora, scuola ancora più grave, perché si tratta di un ulteriore investimento che invece canalizzato, così come l'attuale presidente dell'ADISU ha convenuto con noi, fino al punto che abbiamo in qualche modo messo su carta, no, questo tipo di idea, anche quell'investimento in qualche modo sarà sicuramente un congruo investimento, si parla di 4-5 milioni, ma alla fine il risultato per cui si fa questo investimento non sarà raggiunto. Lo si perseguirà pure come idea strategica, che l'ADUS fa solo questo, ha voglia di farlo. Però l'organizzazione che in qualche modo mette in campo questa parcellizzazione diventa complessa e diventa irrealizzabile. Vabbè, adesso si pensa di realizzare una cosa analoga all'interno dell'area della Maddalena. Analoga, vedere come fare per riassumere le attività di programmazione all'interno dell'ADUS confluendo alla Maddalena e non più su immobili spartugliati. Quindi questo escluderebbe qualunque ipotesi di scambio che è stata ventilata, perlomeno per le cose di cui noi siamo a conoscenza. Poi, dato che siamo in un posto dove tutti hanno diritto alla parola, se ci saranno cose da valutare al momento di imprenditoria privata, che dovrà essere compulsata per quando decidiamo le strutture pubbliche, le istituzioni, di immaginare anche cose che prevede quell'ipotesi fatta, redatta da un nucleo tecnico della facoltà di architettura, ci può essere anche investimenti in quell'area di capitali pubblici e anche eventualmente di capitale. Faccio un esempio: l'amministrazione provinciale che paga 2 milioni e mezzo, 2 milioni, non lo so con precisione, di fitti ad Aversa per locali, per scuole superiori, potrebbe in qualche modo utilizzare, se sentita l'amministrazione fosse d'accordo, per un investimento su strutture realizzate da privati, pagare diciamo nel tempo il soggetto privato con i 2 milioni, però dopo l'amministrazione provinciale si trova con degli immobili realizzati all'interno di quell'area.
e quindi con un'aggregazione che incomincerebbe a, a rassomigliare, anche se diciamo bisogna forzare un po' la mano per dire quello che sto dicendo, a un campus, questa volta non universitario in esclusiva, ma interdisciplinare, come si può dire. Quindi questo praticamente, diversi gradi e scuole del... Quindi questo praticamente esclude l'ipotesi ventilata di uno scambio esatto contrario fra un visione... privato, di un immobile privato per avere quello in cambio. Uno e uno dal mio punto di vista fa due. Se per altri fa 5, 7, 15, a secondo l'occasione, la circostanza, tanto per dire qualcosa. Se mi si dimostra una cosa del genere, io insieme a tutti quelli che ci stanno facciamo le barricate da questo.